Salve, bentornati ad Ecomondo con il Green TG. Continuiamo come ogni anno a raccontare quanto accade in questa kermesse che ricordiamo è la principale a livello italiano e tra le principali a livello internazionale dedicate all'economia circolare e dedicate all'economia sostenibile ovviamente. Racconteremo anche case history, racconteremo realtà d'eccellenza, così come ci soffermeremo sui temi di attualità che stanno incidendo anche sulla politica italiana ed internazionale, ovviamente anche sulla politica ambientale. Una novità di quest'anno è quella del Green Coffee, con cui diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Il primo di questa mattina, il primo di questa edizione di Ecomondo è Marcus Malaman della CTC Malaman, ovviamente, che presenta, diciamo, le realtà della propria azienda con particolare riferimento alla selezione magnetica dei rifiuti. Esatto. Allora, cosa significa poter parlare di selezione magnetica dei rifiuti oggi, diciamo? Immagino che la situazione è derivata anche da innovazione e sviluppo tecnologico, e d'altra parte sono anche un po' la matrice di questa edizione quest'anno di Ecomondo. Assolutamente. Innanzitutto volevo salutare i nostri spettatori e ringraziarvi ancora della disponibilità. Per quanto riguarda allora la separazione magnetica, noi siamo andati a la selezione magnetica oggi è un processo che va ad automatizzare l'estrazione del metallo, che sia esso ferroso o non ferroso, e di conseguenza andiamo a fare ad accurare quello che è il recupero del rifiuto, cercando di dargli ovviamente nuova vita. E quindi sono macchinari che quelli dei separatori magnetici riescono effettivamente a migliorare la questione del rifiuto prodotto dal cittadino, comunque dello scarto, per cercare di dargli nuova vita. E cosa significa da questo punto di vista poter contare su questo strumento? Qual è nello specifico, diciamo, il valore aggiunto dal punto di vista ambientale, chiaramente? Chiaro, assolutamente. Dal punto di vista ambientale, noi oggi comunque la tecnologia, l'avanguardia sulla tecnologia ci ha portato ad implementare e a migliorare sempre di più la selezione. Quindi quello che fino a un tempo erano delle percentuali comunque accettabili di recupero, oggi sono state più che raddoppiate, quindi siamo arrivati a dei livelli di separazione per quanto riguarda il recupero del ferroso ormai che rasenti al 100%, e quindi riusciamo a estrarre, recuperare e riutilizzare tutto il metallo non ferroso, e quello non ferroso invece anche lì siamo su dei livelli del 90-95%, che la tecnologia ovviamente ci porterà a migliorare anche questi rendimenti. Presentate qualche novità qua di Ecomondo quest'anno? Quest'anno, come da 4 anni a questa parte, noi cerchiamo sempre di apportare delle migliorie ai nostri macchinari comunque che a livello tecnologico, di tecnologia, di principi di separazione sono sul mercato da anni. Però le innovazioni ci permettono magari di semplificarli sull'utilizzo e di migliorarli nel rendimento. Quest'anno presentiamo la macchina a rullo eccentrico, che è una macchina specifica per la separazione dei metalli fini, con fini intendo sotto i 10 mm, e quindi anche qui ci abbiamo creduto fermamente, proprio perché andare a recuperare e a selezionare il metallo anche nella più piccola frazione ci fa capire quanto è importante cercare di recuperare al massimo per cercare di rivalorizzare lo scarto. Noi ringraziamo allora Marcus Malaman, CTC Malaman, per questa illustrazione, diciamo, delle attività della realtà, di una delle realtà che ormai è storica di Ecomondo. Grazie per essere stato con noi, ovviamente buon caffè ed arrivederci all'anno prossimo. Grazie mille a voi, grazie agli spettatori.